Il 52esimo giro della Valle d'Aosta continua a parlare straniero. Dopo l'apertura, caratterizzata dal successo dell'australiano Robert Power e la prima tappa in terra francese conquistata dal belga Laurens De Plus, è toccato quest'oggi al norvegese Odd Christian Eiking prendersi la vittoria sul traguardo di Pont-Saint-Martin. Una tappa sempre vivace e sempre aperta, fino all'ultimo momento, quella che ha visto 17 uomini all'attacco. Tra questi 17, ben 3 casacche erano quelle della Kolpak, che ha mandato in avanscoperta l'azzurro Ciccone, accompagnato da Ravasi e Zaccanti. Ma i ragazzi di Valoti non sono riusciti a portare a termine l'assalto alla maglia gialla. Infatti a rimanere solo sul Col d'Arlaz è stato Edward Ravasi. Forse un po' troppo presto, visto che proprio nelle ultime curve della discesa dell'ultima salita di giornata, il Perlotz è stato raggiunto dal norvegese volante Odd Christian Eiking, che l'ha recuperato ed è andato a vincere nettamente la volata per la vittoria finale. Terzo posto invece per un altro australiano, Jack Eagle. L'abbiamo già visto protagonista al Palio del Reciotto e oggi, dopo una giornata al servizio di Robert Power, il rosso australiano è riuscito comunque a conquistare una bella medaglia di bronzo. La classifica rimane pressoché invariata e domani toccherà al Cervino riscrivere la storia di questo 52esimo Giro della Valle d'Aosta. La sfida continua, restate con noi su ciclismoweb.net. So that's a great feeling for you with the Giro della Valle d'Aosta, because last year you were so great and today you won the stage. Yes, it's my first victory, so in international victory, so I'm very, very pleased with this day. How did you find the route today? Oh, it was extremely hard, very hot, so but I was the strongest, so I'm very happy. So you were so hard for Robert and then third place. Yeah, it's very nice to get a third place after working really hard for Rob. Rob's super strong here, and I think as long as we can keep him up there, he can win the tour. At what time did they say to leave, to go? There was 1 minute to the Kolpak guy at the top of the last GPM, and then a Norwegian attacked over the climb and caught the Kolpak guy, and then I attacked on the descent. What did you say to Robert? I didn't say anything, I just went.